Buongiorno, oggi è una giornata magnifica. Prima sono uscita sul mio terrazzo e dall'angolino riesco a vedere il fiume Ticino e devo ammettere che mi è venuta una nostalgia pazzesca. Perciò mi è venuta anche un'idea. Ho deciso di inserire nella lezione di oggi qualche pagaiata a secco, chiamiamola così, in modo tale che una volta finita tutta questa emergenza, potrete venire tutti con me fuori in canoa. Quello che vi dovrete procurare per oggi è una pagaia, ovvero nel nostro caso un manico di scopa e un materassino perché faremo qualche esercizio a terra. Io vi proporrò un circuito di 8 esercizi della durata di 30 secondi ciascuno, intervallati da altri 30 secondi di pagaiata secco. Prima di cominciare, breve ripasso sulla tecnica di pagaiata. Allora, senza dilungarmi troppo, vi dico giusto due cose. Allora, si impugna la nostra, la chiamo pagaia perché così mi sento più a mio agio, la nostra pagaia mettendola sopra la testa e formando un angolo di 90 gradi in questo modo. Dopodiché le gambe sono leggermente divaricate e sto leggermente piegata sulle ginocchia. Porto un braccio in avanti, l'altro piegato con il pugno vicino all'orecchio e simultaneamente tiro con un braccio e spingo con l'altro. E quando faccio questo movimento ruoto anche con le spalle. Non è importante andare velocissimi, però cerchiamo di tenere una buona frequenza. Provate anche voi. Così. Ok, chiaro? Pronti a partire? Allora, io inizio a impostare il timer, ok, metto anche un sottofondo, ok, e possiamo iniziare. Prima di cominciare facciamo sempre un piccolo riscaldamento. Allora iniziamo portando, adesso l'impugnatura la potete tenere più larga, il bastone dietro la schiena e di nuovo in avanti, così. Poi lo portiamo alternato, dietro, in avanti. Ci fermiamo con il bastone dietro, stringiamo un po' l'impugnatura e facciamo delle rotazioni. Così iniziamo a capire il concetto di rotazione. Stendiamo le braccia e tenendo sempre le braccia pieghe, disegniamo un grande cerchio. Di nuovo. Cambio. Giriamo di lato, lo metto così così mi vedete, bastone in avanti, tiro sul ginocchio e scendo in affondo, tiro su e scendo in affondo. Cambio, stessa cosa, tiro sul ginocchio, scendo in affondo. Ultimo esercizio, ci abbassiamo, portiamo il bastone al petto, in avanti, in alto e giù di nuovo. In avanti, in alto e giù. Cerchiamo di farlo più veloce e giù. Ultimo. Ok. Bene, direi che possiamo iniziare. Imposto il timer e ripeto, 30 secondi di esercizio, 30 secondi pagaiata. Allora. Rivedo tutti gli
facciamo sono gli squat. Più sollevo le braccia. Così. Cerchiamo di tenere un ritmo costante per tutti i 30 secondi, eh? Scendiamo giù bene. Ancora. Ancora 5. 3, 2, 1. Stop! Pronti in posizione impagaiata. Via! Così, cercate di tenere una buona frequenza, Sempre costante. Braccia sempre alte e ruoto bene, Stop! Prossimo esercizio, mi metto di lato così lo vedete, è questo. Tiro sul ginocchio, stendo il bastone in avanti e porto la gamba dietro in alto. Do io il cambio, Cambio gamba. Non è facile stare in equilibrio, Stop! Pronti a pagaiare? In posizione? E andiamo! Come prima, Adesso abbiamo capito come si pagaia. Ritmo costante. Su bene le braccia e ruoto. Cambio, portiamo il bastone dietro di noi, da questa posizione mi piego senza tirare le gambe e torno su, mi piego e torno su, le gambe rimangono tese, porto indietro a sedere. Così. Ancora 5. 3, 2, 1. Cambio. Pronti a pagaiare? Attenzione. Via. Via, 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 bene. È faticoso anche a secco, Per il prossimo esercizio ci sediamo a terra. Veloci, facciamo una specie di Russian twist con la pagaia. Quindi la portiamo da un lato e dall'altra. Teniamo i piedi leggermente sollevati da terra che si muovono nella direzione opposta. E con la pagaia sfioriamo il pavimento. In piedi, pronti, via, via, via bene, cerchiamo di tenere l'andatura costante, aiutiamoci con le spalle che ruotano e anche con il bacino. Prossimo esercizio sono degli affondi posteriori e sollevo il bacino. Pronti? Via! Da un lato, dall'altro.
su bene il bastone e scendo col ginocchio a sfiorare per terra. 3, 2, 1, stop, cambio. Adesso facciamo 15 secondi in avanti e gli ultimi 15 in retromarcia. Adesso vi faccio vedere, cambio, stesso movimento ma vado all'indietro. Stop, prossimo esercizio sul materassino. Faccio questo, piego le ginocchia, stendo e alzo le braccia. Cerchiamo di allungarci bene. In piedi, adesso partiamo in retromarcia, quindi vado all'indietro. Cambio, via 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 via, veloce adesso. Prossimo esercizio, ci sdraiamo a pancia a terra. Mi sdraio a pancia a terra. Sollevo leggermente la caviglia e leggermente le gambe. E se me la sento, porto la caviglia al petto e poi la sollevo. Fino alla fine. 3, 2, 1, cambio. Adesso riprendiamo in avanti, via. Manca l'ultimo esercizio e poi abbiamo finito. Dai, dai, dai. L'ultimo esercizio sono dei sumo squat. Stop! Punto il bastone davanti a me, tengo entrambe le mani, allargo bene le gambe e scendo. Senza aggrapparmi troppo, ma mi aiuta ad avere equilibrio, così scendo bene con la schiena dritta. Dai che è l'ultimo questo, Poi mancano gli ultimi 30 secondi di pagaiata e abbiamo finito. E poi questo circuito lo potete ripetere 2, 3, 4 volte, quante volte volete. Pronti per l'ultima, l'ultima deve essere migliore, la chiusura. Go! Dai, 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 fino alla fine. Stop! Finito! Bravi tutti! Che dire, dopo questa ci rivediamo sul Ticino in canoa, quella vera però. Ciao a tutti, buona giornata!